giornalista innovativo nella comunicazione e nella costituzione di numerose realtà televisive e informative regionali. Chiamo Filippo Lucci, che è stato, mi sembra, anche collaboratore di Vanter. Non abbiamo mai avuto il piacere, no. Però lui, diciamo... Però ci vogliamo bene. Ecco, questo è importante. Ci vogliamo bene. Sì, questa frase. Benvenuto, Presidente del Consiglio. Grazie molte. No, io volevo semplicemente dirvi che se avessi una telecamera di fronte e non voi, sarei più al mio agio, perché non è che sia molto abituato a ritirare treni, credo sia il terzo in 45 anni del mio lavoro. Esordivo nel 79, sono passati 45 anni, quindi uno ogni 15 anni è il terzo, e quindi sono felicissimo per Teramo Nostra, che ritengo quasi di aver battezzato, televisivamente oltre 20 anni fa, e c'era anche la signora Pepe. Sì, sì. Eravamo praticamente tutti insieme. E mi piace ricordare Gian Domenico, perché io lo chiamavo così, e lui mi ha visto crescere e abbiamo avuto veramente un grande rapporto professionale. Stavo sempre difficilissimo provare a vendere qualcosa di quelli che vanno ricordati, perché hanno lasciato più di un segno a questa città, e il fatto che io riceva un premio, l'ho intitolato, veramente mi fa molto 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 piacere. Consentitemi di dedicarlo a mio nipote, perché sono diventato nonno da 6 mesi. Presidente del COPE, che è ricco anche di tante iniziative prolifiche nella nostra città di Teramo, che sta spiccando anche il volo, grazie anche al COPE e al suo impegno. No, grazie a voi, grazie a Piero, all'associazione, per questo impegno straordinario di sempre, e che, diciamo, veramente ci stupisce ogni volta per la qualità e soprattutto per le tante iniziative che durante l'anno riescono a catalizzare tanta attenzione. Io voglio dire qualcosa su Walter, che è un amico speciale da sempre, per me è anche un punto di riferimento. Mi fa piacere anche ricordare che quando sono stato presidente nazionale dell'Authority per le comunicazioni, ho firmato l'ultima creatura, che è Super J, è stata un'intuizione straordinaria, che ancora oggi è diventato il riferimento dell'informazione di questa città, ma ci siamo sempre confrontati con grande correttezza, con grande anche affetto, e quindi questo merito, questo premio lo meriti, perché tanta dell'informazione e della televisione fatta a Teramo è merito tuo e del tuo impegno e della tua passione, che ancora continua con eco e con grandi successi.